un saluto a tutti voi che nella giornata di oggi vi opponete giustamente ad una delle tante forme di propaganda di quella che per me è la radice del male della nostra società, il capitalismo. È il capitalismo che si fonda sulla diseguaglianza delle persone, che ha generato e continua a generare le guerre. È il capitalismo che vuole anche quella guerra mondiale, che annientò milioni di vite, e anche le vite di questi fratelli partigiani, ribelli e trucidati qui alla Benedetta, fratelli, per aver lottato per la libertà di questo paese. Quanti compagni uccisi dalla barbarie di questo capitalismo, che si servì e si continua a servire della manodopera fascista per opprimere i popoli. E ancora oggi, nonostante tutte le nostre lotte e sacrifici durante la resistenza, ma anche nei decenni successivi per conquistare diritti di civiltà nel mondo del lavoro e nella società, ancora oggi sono costretto a vedere i fascisti che vengono fuori, che ci governano e che vogliono entrare nella nostra Genova medaglia d'oro della resistenza. Vergogna! Ebbene, quel capitalismo che ci governa, devastatore di vite umane con le guerre, devastatore dei diritti e dei salari dei lavoratori con le sue leggi fasciste a favore solo dei padroni. Quel capitalismo ha sempre un unico scopo, il profitto ad ogni costo. E se non ha scrupoli sulle vite umane, figuratevi sulla terra, sull'ambiente. Il Terzo Valico è uno degli scempi che il capitale compie ai danni dell'ambiente e della salute dei cittadini solo per distribuire, come al solito, enormi profitti rubando soldi pubblici. E la sua propaganda, compresa questa cicloturistica, è insopportabile, soprattutto se attuata su questo luogo sacro che voi oggi difendete, giustamente. Questa è un'esortazione. Contrastate questa insopportabile propaganda con la vostra lotta. A me piace un detto che è: chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perduto. Non posso essere qui con voi fisicamente, ma sono lo stesso presente con voi. Continuate a resistere. Un abbraccio a tutti, un partigiano resistente. Il nome di battaglia Alessandro, suo nome è Ezio Alessandro.